In pensione, insomma, uscivo dalla scuola. La prima pubblicazione è avvenuta nel 92, diciamo che 4-5 anni prima già ne parlavo a scuola io, gli ultimi anni proprio di insegnamento. E sfogliando un libro mi viene che in Francia Germigny de Prezza è una coppia. A quel punto lì. E lì qualcosa di notizie storiche li avevano. L'aveva costruita un dignitario della corte di Carlo Magno. E allora vai a studiare Carlo Magno. E risulta la notizia. Non è solo che rassomigliava a San Claudio, ma aggiungeva anche che era stata costruita da questo Teodulf, dignitario del vescovo di Orléans, prima della corte di Carlo Magno, il Stareius que in aquis est, modellandola sulla cappella palatina di Carlo Magno. Caspita. Quindi per sillogismo proprio proporre che San Claudio era, e pensava che San Claudio e aveva imitato anch'esso. Allora cominciai a studiare la cappella palatina tedesca di Germania, la scarsa copia non andava assolutamente niente. L'Instereius que in aquis est non quadrava. Conclusione, già dentro di me dicevo: questo non è né aquis grana nella cappella palatina di Carlo Magno. E siccome mi misi a studiare Carlo Magno, venne fuori la notizia che l'aveva fatta costruire la sua cappella palatina da maestranze venute dall'Oriente. Allora mi sono messo a studiare l'architettura dell'Oriente e di lì è partito tutto, che io ai poveri tedeschi pian piano gli ho levato tutta una ricostruzione, faccio già che hanno fatto, e adesso non sono più in grado di difenderla, non sono più in grado di difenderla, ma loro dispiace molto perché per loro è un mito nazionale. E allora cominciai con le pubblicazioni e quest'anno siamo arrivati al 13° e lui dice no, volume. Versi che parla della cappella di Monte Cosaro. Ora, ci interessava questa cappella anche perché qualcosa di simile sicuramente era stato trovato qui a San Claudio durante i lavori del 1925-26. Sì, l'ho trovato scritto anch'io. Qualcuno immaginava anche che quella cappella di Monte Cosaro poteva essere anche quella di San Claudio, lasciata lì dal vescovo nel ritorno a Fermo, no? In che consiste in genere questo ritrovamento e questa conservazione dei documenti in questa scatola, in delle scatole di marmo in pratica? Io credo che fossero in legno queste cappelle. Questa è in marmo, eh. Quella di Monte Cosaro. Questa non ne so nulla di quella di Monte Cosaro, però la cappella che trovarono murata dentro San Claudio i muratori, da quello che ho capito io, era forse una scatola fatta a turni o qualcosa del genere. Ma poi è meglio non lavorarci troppo se non ci sono documenti, perché si corre il rischio di far passare per storico quello che è un parto della fantasia di ognuno che ci vede qualcosa, e quello è un rischio, perché si continua a falsificare la storia che finora, come hanno fatto i tedeschi finora, o parla un documento e si abbina a un reperto, o se si vuole separare un reperto da un documento,
o un documento da un reperto, c'è il rischio che la conclusione a cui si arriva è sbagliata. È quasi, come dire, è troppo provato dal fatto che hanno preso Granchi in questo senso. Sì, sì, noi non è che ci vogliamo addentrare in interpretazioni, era soltanto sottolineare che anche qui nel corso dei lavori, ben nascosta in una zona particolarmente segreta, diciamo così, è stato trovato un... Ma la spiegazione più logica che viene in testa a me è che loro davano molto valore alle reliquie. Certamente prima di gettare, a partire forse non da Carlo Magno ma subito dopo, le fondamenta di una chiesa, nelle fondamenta mettevano una reliquia ai quattro angoli della chiesa e poi potevano murare un... c'è da pensare più a reliquie, ma ripeto, non mi sono mai permesso di fare supposizioni, perché con le supposizioni non si arriva da nessuna parte. Io adesso, se volete, mi vanto di un merito che ho avuto: non ho mai scritto una notizia che non fosse appoggiata a livello documentario, perché solo in quella maniera lì davo fondamenta inattaccabili alla tesi, e ancora oggi la tesi non può essere attaccata perché devi attaccare delle prove, se non ti va giù la... devi dare un'altra interpretazione alla prova che parla chiaro, specialmente quando si estende la conoscenza e le prove si richiamano l'una con l'altra. Ma io non aggiungo altro. No. Il rischio che ancora oggi qualcuno o qualcuna continua a pubblicare notizie che a suo parere personale la vede buona è una tecnica sbagliata, se non ne dà una prova di tipo scientifico, si dice, critico. Una considerazione, no, che mi sta a cuore, e cioè quella, dato che parliamo di cose, diciamo, dei documenti, è il fatto che il capitolare De Villis, secondo me, è stato artatamente studiato in maniera lacunosa, e cioè ci si è basati esclusivamente nello studio di quell'elenco di culture che dovevano essere coltivate ad Aquisgrana, e è stato artatamente nascosto quello che è la parte nascosta, la parte più corposa del capitolare De Villis, che indica il tipo di organizzazione nel dettaglio descritta delle proprietà di Carlo Magno, cioè ministeri, culti e serville, cioè cosa che riscontriamo nei documenti dell'Alto Medioevo esclusivamente nel Piceno. E non crede che sia una cosa importante proseguire su questo studio? Qui ti devo dare ragione, però mettiti nei panni di prima della scoperta. È vero che c'erano dei luoghi dove il termine ministerium era presente, ma non se lo sapevano proprio spiegare, perché non appariva in nessun altro posto. Questa oggi è la prova che il ministerium doveva stare per forza qui, dove sta Carlo Magno, ma era impossibile, perché ho visto anche professori che si sono cimentati su questa difficoltà. Ministerium, ma cos'è questo ministerium? Che esisteva sui documenti, ma a nessuno veniva in testa che i ministerium che apparivano sui documenti ancora di dopo il 1000 qui locali potessero
essere richiamati alla parola ministerium di Carlo Magno, perché Carlo Magno era al di là delle Alpi. Era assurdo e difatti non si poteva ambientare il capitolare de Villis. Non lo sapevano collocare, perché appariva chiaro che doveva essere in Italia, ma appariva anche chiaro che era maledettamente legato alla corte di Carlo Magno, ma la corte di Carlo Magno stava lassù. Erano difficoltà grosse che avevano impedito la conoscenza. Qui, una volta che è stato scoperto San Claudio, Chiesa Palatina, è franato tanta di quella roba che voi nemmeno la immaginate. Per cui oggi anche chi altrove in Germania non ci credono ancora alla tesi sono disorientati, perché si accorgono che hanno costruito il Medioevo sulla sabbia di false interpretazioni. Per esempio, anche che si trovava che Francia e tedeschi e francesi confinavano insieme, doveva funzionare, ma tedeschi e francesi, e non era facile farli confinare a livello, perché in fondo il Reno era una divisione tra popoli insomma non tedeschi, quelli che chiamano ancora oggi come li chiamano la Britannia, come la chiamano i britanni, erano celti, ecco, erano celti, i tedeschi erano di un'altra razza. Per poter spiegare certe cose che stavano insieme, perché qui stavano insieme tedeschi e franchi, avevano inventato la Franconia. Ogni libro del Medioevo che si legge si incontra la Franconia. Ma che è questa Franconia? È un'ipotesi, perché stava lì e stavano sempre insieme e via diventò pazzo. Quando gli abbiamo rifilato tra i piedi, col penultimo volume, la Sassonia qua, oh poveretti, hanno perso proprio il lume, non si orienta, sono disorientati loro, sì. non più noi, è da ricostruire tutto il Medioevo. Perché ogni tanto si presentano problemi di quel genere che dici tu, ma le basi sono quelle. Se ci si allontana da quelle basi, certamente ti allontani dalla verità. Una curiosità. Sì. Allora, TTG, che è la fiera del turismo, andata a TTG, e tra le varie diciamo presentazione delle varie ho trovato che c'era una regione della Germania, la Franconia. Allora mi sono fermato e sta Franconia già aveva anche una carta geografica. Io ho chiesto, ma dico, come mai non c'è Hagen sulla Franconia? No, ma questa è la carta dove c'è Bamberga, praticamente la Baviera la considerano la Franconia. Quindi diciamo che è una collocazione anche diversa da quella che stava descrivendo lei, cioè una regione chiamata Franconia che doveva essere in pratica sostituire la Francia. Regione chiamata Franconia non è mai esistita se non inventata dagli storici tedeschi. Non esiste una regione Franconia in Germania. Che adesso loro vogliano collocare questa Franconia
perché gli quadri, il racconto storico è naturale che qualcuno la metta là, che qualche altro cerchi un'altra sistemazione. Il fatto è che la Franconia non è mai esistita. Però ci hanno fatto le carte geografiche la Franconia. Hanno fatto delle carte geografiche su scritto Franconia. Sapesse le stupidaggini che hanno fatto i tedeschi, non ha l'idea. Però non c'era nessuno che gli presentava un'altra verità. Perché voi marchigiani che c'eravate vissuti qua, ve ne eravate, adopero una parola che non dovrei dire, altamente fregati del vostro passato. Ma stavamo aspettando lei che ci dicesse un po' le cose. Sì, ma dovevo venire da Capracotta. Ma di cuore, proprio sentito, per questa riuscita, come dire, lui voleva far compartire la parola anche dieta, questo frate. E com'è una dieta? Perché un raduno, dieta significava raduno importante per eleggere un imperatore anche eccetera, ma in latino significava diedata, si fissava il giorno, la data in cui ritrovarsi in un certo posto, e per cui ritrovarsi in un giorno come oggi che è 11 per una manifestazione di amicizia e di cultura è una cosa che diremmo fa piacere a chi partecipa, ma fa anche onore a chi in qualche maniera ha permesso che una idea nata per caso quando io ero 30 anni in meno, ero diverso, ha permesso all'idea di non affondare di nuovo nell'oblio. Questo è il merito, non è mio. Che non sia caduta nell'oblio è merito vostro. E se vogliamo scegliere uno che ha un merito particolare, perché ha saputo muovere bene la chiave dell'interesse turistico. Guardate che non c'è al mondo una chiesa medievale più importante di San Claudio. È stata sede di impero, è stata sede di papato per secoli. Il centro del mondo a cui guardava l'Europa che stava nascendo era questo qui, con tutto quello che c'era qui e che invece ormai è andato deserto, anche perché i luoghi importanti finiscono col destare lotte intestine tra chi ambisce alla gestione del locale potere. Qui non mi pare proprio che ci siano lotte intestine per gestire il potere. Anche questo mi fa onore. Io penso che questa potrebbe anche essere per me l'ultima cena, ma è meglio non parlare. È meglio non parlare. Però vi ringrazio di queste eventi che destano piacere in un vecchietto che ormai ha imboccato la strada di compiere prima il 2019 e di imboccare il decennio in cui nel 1900 sono nato io. Io sono nato nel decennio 2000, anno 1920, e ormai entro nel decennio 2020, è un secolo, non è mica... Tutti è constatabile, è un
è un dato storico, guardatevi intorno, io non so quanti vecchietti siamo dell'età mia che abbiamo combinato questo scherzo di entrare nel... Io almeno uno lo conosco nei miei vicini che non è merito nemmeno mio o dei miei coetanei che ci siamo lasciati dietro a tutti gli altri. Però io almeno quando me ne dovrò andare, perché penso che me ne dovrò andare, me ne andrò contento, perché per merito di chi, per una ragione o per un'altra, perché si fa una cena insieme, perché si fa una conferenza insieme, perché si fanno dei progetti insieme, la tesi che rivoluzionerà la rivoluzionerà per forza delle cose la comprensione del Medioevo non morirà più. E il merito non è tanto di chi comincia. Ormai io il merito di avere cominciato e sarà anche mio e me lo tengo e mi fa piacere a tenermelo, ma il merito di chi porta avanti questo deve essere vostro, e penso che ormai sarà così, perché se ci fate caso tutta quanta quella posizione di scherzo, di ridicolo, carnevalate eccetera, si sono assittite tutte quelle voci, sono ormai chi è come voi proclive ad accettare la tesi e a ritrovarsi insieme per vivificarla, per in qualche maniera darle ulteriori fremiti di vita, dimostra vitalità. E quelli che credevano in passato, da 30 anni a per parecchi anni dopo, che era una storiella che se ne raccontano tante, e come era nata, sarebbe morta, la storia gli ha dato torto finora e non potranno continuare a dare torto a loro, perché ormai si è formata un interesse turistico a cui si lega anche un interesse culturale che deve ancora nascere nella forma, diciamo, popolare. Però bisogna aspettare, ci vuole tempo. Finora forse le tappe sono state battute in velocità e adesso i tempi rallentano, perché la formazione nuova mentale, che è anche un'eccezione, perché guardate che un discorso del genere io lo posso fare perché la testa mi funziona ancora, mi ha funzionato sempre e mi ha assistito, ma non è mica facile che un uomo come me, che arriva a vedere l'ultimo percorso che ci mancano 4 anni e qualche mese e poi per forza di cose si deve concludere, ha potuto portare avanti un'operazione culturale importante e ha potuto, come dire, stimolare uomini interessati un po' per interessi culturali, un po' per interessi di amicizia, un po' di interessi per le origini della propria terra, e metteteci tutti gli altri interessi, a far sì che qui sia nato qualche cosa di nuovo e di importante. Grazie e arrivederci.